Quella che noi oggi chiamiamo generalmente ricerca può essere definita come la ricerca scientifica della conoscenza, un'indagine sistematica finalizzata a stabilire nuovi fatti, risolvere problemi nuovi o esistenti, sperimentare nuove idee, sviluppare nuove teorie applicando il metodo scientifico e un'enorme dose di curiosità. La ricerca fornisce informazioni sulla natura e le proprietà del mondo che ci circonda e rende possibili le applicazioni pratiche. Il suo fine è la scoperta, l'interpretazione e lo sviluppo di metodi e sistemi per il progresso della consapevolezza umana. Sono in collegamento internet con Roma e con Francesco Silos Labini. Francesco è un astrofisico del Centro Enrico Fermi. Il Centro Enrico Fermi è un ente di ricerca. Ciao Francesco e benvenuto a Blogazza. Grazie. Cosa fa un astrofisico nella vita, Francesco? Ma un astrofisico, diciamo, passa la vita a risolvere dei problemi abbastanza curiosi, di certo che non hanno un'implicazione pratica immediata, quindi sono dei problemi molto astratti. Poi io oltretutto faccio anche delle cose di cosmologia, che è ancora una parte dell'astrofisica più lontana, la più lontana possibile in qualche modo. Ti è piaciuta l'introduzione che ho fatto? Un po' com'era? Sì, assolutamente. La ricerca è, diciamo, un tentativo di andare oltre una frontiera, quindi è un po' un'esplorazione dentro un territorio inesplorato, incognito, dentro una giungla, ognuno si deve trovare la sua strada. Non tutte le strade portano da qualche parte, quindi è una cosa che dipende molto non solo dalle proprie competenze, ma anche dalle proprie sensibilità, dal caso, dalla fortuna e da tante cose, insomma, perché chiaramente quello che uno sa è molto poco rispetto a quello che uno non sa, e quindi per andare dentro questo territorio incognito uno deve trovare delle strategie che vanno inventate di giorno in giorno, insomma, non c'è una strada dritta nella ricerca. Vuoi anche dirci il perché la ricerca è importante, secondo te? Ma la ricerca è importante perché tutto quello che utilizziamo oggi, ad esempio, è il frutto della ricerca che è avvenuta negli ultimi 20 anni, per esempio, della ricerca fondamentale. Se noi adesso stiamo qui a parlare, tu stai a Londra, io sto a Roma e parliamo con internet, dobbiamo ricordarci che internet è un sottoprodotto della ricerca fondamentale che è stata fatta al CERN, che è il più grande laboratorio di particelle elementari del mondo, che sta a Ginevra. E lì è stato creato il World Wide Web, che era inizialmente una maniera di far comunicare ai ricercatori che stavano dentro queste grandi collaborazioni internazionali in maniera rapida ed efficace, e poi da lì è nato il web. Quindi questo succede perché quando c'è una motivazione molto forte, per esempio quella che può essere quello di uno scienziato che deve scoprire un costituente dell'universo, per esempio, no? O una nuova particella elementare, qualche cosa di fondamentale che riguarda la natura. Questa è una motivazione fortissima. E c'è tanta gente, appunto, i ricercatori, che per fare questo se ne inventano di tutti i colori. E da questo provare, riprovare, trovare nuove strade, eccetera, eccetera, vengono fuori le scoperte. Dunque, se la ricerca è importante, e questo lo diamo per assodato, finiamo per parlare di soldi, perché la ricerca deve vivere. Certo, infatti Vediamo. il problema è chi finanzia la ricerca. Vedi, ti faccio tre esempi in cui la ricerca viene finanziata nel mondo, generalmente. Allora, ci sono i dipartimenti di ricerca nelle aziende, nelle società, ci sono le fondazioni private. Famosa in tutto il mondo, ad esempio quella di Bill e Melinda Gates. Ci sono i governi che finanziano la ricerca. Ci sono il National Institute of Health negli Stati Uniti per la ricerca medica e anche il Medical Research Council in Gran Bretagna a sua volta per la ricerca medica. In Italia c'è un equivalente? Ma in Italia, beh, per la ricerca medica chi se ne occupa è il Ministero della Salute con degli appositi programmi, insomma, per la ricerca scientifica se ne occupa il Ministero dell'Istruzione e dell'Università. Quindi
che dà dei finanziamenti, tra l'altro abbastanza ridotti, alla ricerca scientifica di base italiana. Uno deve fare una distinzione tra questi tre esempi che hai fatto, se i finanziamenti vanno alla ricerca applicata o alla ricerca di base. Anzi, io direi alle applicazioni della ricerca di base, che è il caso della ricerca che si fa nelle aziende, nelle industrie per migliorare dei prodotti, eccetera, oppure se vengono dati dei finanziamenti per la ricerca fondamentale fine a se stessa, la ricerca cosiddetta curiosity driven, cioè quella lì che viene in qualche modo spinta solamente dalla curiosità personale del ricercatore e che non ha un obiettivo di impatto immediato in termini di ritorno economico. Quindi questa qui è una grande differenza e sicuramente sono tutte e due delle ricerche del tutto importanti da finanziare, ma bisogna fare attenzione che la ricerca fondamentale, appunto, è fondamentale. Quindi senza la ricerca fondamentale non c'è neanche la ricerca applicata, ovvero le applicazioni della ricerca fondamentale. E il problema è chi è che finanzia la ricerca fondamentale? La ricerca fondamentale può essere finanziata solamente dallo Stato, perché secondo me il paragone più pertinente è quello con la costruzione delle ferrovie, oppure dei ponti o delle autostrade. Sono delle opere infrastrutturali che da una parte vanno al di là dell'interesse del singolo imprenditore, ma anche delle capacità economiche del singolo imprenditore, e dall'altra hanno dei tempi scala di ritorni, da una parte ad alto rischio, perché chiaramente non tutte le ricerche fondamentali portano a delle applicazioni e quindi a un ritorno economico, e dall'altra anche a un tempo scala per il ritorno che può essere lungo in maniera che non si può predire in maniera semplice, insomma. Cioè, se c'è qualcuno che finanzia lo studio, per esempio, delle particelle elementari, eccetera, dice: ma che cosa mi ritorna in termini economici? Questo chi può dirlo, insomma? Però sicuramente un giorno o l'altro questo avverrà e ci sono tantissimi esempi in cui questa connessione tra ricerca fondamentale e ricerca applicata è molto forte. Francesco, insieme a un gruppo di studiosi, altri professori, altri ricercatori, ha recentemente aperto un sito internet, un blog dove si scrive ancora la vecchia maniera, insomma, i video non gli riescono a farli ancora. Si chiama Roars, Roars, però i professori hanno questa cosa di darsi un po', no? Parlano mezzo inglese, mezzo italiano. Allora, Roars scrive Return on Academic Research. Ci avete lavorato sul titolo, ma molto, molto, molto bellino, devo dire. Sia il titolo del blog, sia anche il logo che vi siete scelti. Allora, io sono andato a vedere su Rawls e ho trovato un articolo che, insomma, mi ha attirato l'attenzione, Rawls.it. È un'osservazione triste e banale, inizia così l'articolo, che in Italia il sistema universitario della ricerca versi in una condizione drammatica. E c'è forse solo un settore, oltre alla scuola, che è segnalato da una crisi altrettanto grave, quello delle imprese, il settore produttivo. È un caso che siete finiti tutti e due, come dire, nel dimenticatoio, cioè che nessuno dei due effettivamente funziona, anche se per ragioni magari diverse, oppure non lo è. Insomma, la resa dei conti, diciamo, la ricerca è l'anticamera della produzione. Certo, infatti questo sicuramente c'è una correlazione, secondo me è un problema anche di mentalità, e quindi anche di strategia politica. Purtroppo c'è una mentalità diffusa in Italia che la ricerca sia un bene di lusso, un po' come dei tartufi, no? In certe stagioni uno va al mercato, trova i tartufi e se hai soldi per comprarli se li compra. Dice: vabbè, quest'anno non c'ho i soldi, pazienza, io non ce l'ho i tartufi, mi faccio la pasta alla carbonara. Ecco, questo è veramente l'errore più grave da un punto di vista politico e strategico che è stato commesso in Italia. Non è una cosa che non è un'idea che viene dagli ultimi anni, ma sicuramente sarà sempre presente, anche se sicuramente negli ultimi anni col governo Berlusconi le cose sono peggiorate a vista d'occhio. La ricerca fondamentale, appunto, è vista come un lusso e l'idea è che, vabbè, la faranno gli altri che hanno più risorse, noi dobbiamo concentrarci nel dare finanziamenti e supporto alla ricerca applicata.
E questo appunto è un discorso completamente sbagliato, e la prova è che infatti in Italia non si fa molto poco ricerca fondamentale, e praticamente la ricerca applicata, che è la ricerca che si dovrebbe fare nelle aziende e soprattutto nelle aziende ad alta tecnologia, è ormai scomparsa. Cioè, ci sono gli esempi storici, come per esempio la chimica, no? Con Natta, il PVC, oppure Olivetti con i computer, eccetera. Questi sono gli esempi più eclatanti nel passato, o anche l'energia nucleare, per esempio. Adesso se ne è tornate a parlare recentemente, ma negli anni 60 l'Italia era all'avanguardia al mondo per quanto riguarda l'energia nucleare. Questa posizione di avanguardia è stata poi persa, no? Se vi ricordate, negli anni 60, quando Ippolito è stato, che era il presidente del CNEN, del Comitato Nazionale dell'Energia Nucleare, è stato addirittura messo in prigione, accusato ingiustamente in maniera falsa di aver truccato dei conti, eccetera. Insomma, comunque era stata un'operazione per bloccare lo sviluppo di un'energia, in quel caso alternativa al petrolio. Quindi chiaramente ci sono anche degli interessi molto forti, ma soprattutto una miopia di fondo. L'anno scorso una famosa frase dell'ex presidente del Consiglio, fortunatamente, che diceva: perché dobbiamo pagare uno scienziato quando facciamo le scarpe migliori del mondo? Ecco, questo qui è proprio il problema, illustra perfettamente il problema sociologico che c'è dietro la ricerca italiana, che uno pensa che noi facciamo le scarpe migliori del mondo e quindi non abbiamo bisogno degli scienziati, ma questa è una cosa del tutto miope, perché chiaramente noi come facciamo a competere con i paesi emergenti? Solamente con la tecnologia, perché non possiamo competere pagando gli operai o insomma dei salari che sono 10, 5, 10 volte tanto quelli che si pagano, non so, per esempio in Cina. Quindi chiaramente non si può fare una competizione né sulle scarpe né sulle magliette, ma sull'alta tecnologia, e purtroppo l'alta tecnologia è stata abbandonata. C'è un qualche legame fra la crisi più generale che l'Italia sta vivendo e la crisi dell'educazione in Italia, della scuola, dell'università? Ma io direi di sì, insomma, sicuramente in questi ultimi anni c'è stata una denigrazione continua del mondo accademico, che comunque rappresenta una delle poche risorse, diciamo, di personale qualificato, se non altro, ancora disponibili in questo paese, e si è visto per esempio con il governo Monti, no? Moltissimi, quasi tutti sono, questo è il governo dei professori più che il governo dei tecnici, tutte persone che vengono dall'accademia, proprio perché l'università, cioè chiaramente non tutta, ma una parte dell'università, insieme, non so, con la Banca d'Italia e poche altre istituzioni, forniscono ancora quel serbatoio di competenze qualificate che servono al paese. Per l'appunto il governo Monti, Francesco, presenta come ministro dell'istruzione, università e ricerca Francesco Profumo. È stato preside e poi rettore del Politecnico di Torino e presidente del CNR. Una persona di esperienza. Vi piace questa nomina? Beh, io direi che è molto positiva, insomma, certamente, ecco, rispetto al predecessore, diciamo che era difficile fare peggio anche impegnandosi. Dopodiché Profumo sicuramente è una persona competente, conosce quel mondo della ricerca e dell'università, perché lo ha visto da differenti prospettive, cioè sia come rettore, sia come ricercatore, sia come, diciamo, si è anche interfacciato con il mondo più industriale e applicativo, cioè di applicazione della ricerca, perché quello è uno dei grandi problemi, è l'interfaccia tra la ricerca accademica e la ricerca industriale, che questi sono due mondi che si parlano molto poco, perché non ci sono anche dei luoghi, delle maniere in cui farli parlare. Molto spesso in Italia il problema tra i diversi settori è un problema di collegamenti, no? Di giunzioni. Allora, che cosa è che funge? Allora, chi ha esperienza in questo sicuramente può dare un contributo. Ecco, io sono molto però freddo rispetto al fatto che c'è un sistema, diciamo, strutturato di potere dentro i ministeri che viene dal ministro Gelmini, e se quello non viene cambiato io dubito
che il professor Profumo potrà incidere in maniera strutturale sul sistema. Adesso io andrei attraverso una serie di fotografie che Francesco mi ha mandato e che illustrano, diciamo, la posizione dell'Italia nel mondo per quanto riguarda la ricerca. La prima che vorrei proporvi è appunto questo grafico a torta che ci mostra in fette i paesi più citati, più nominati nelle pubblicazioni scientifiche mondiali. L'Italia è chiaramente in coda dopo America, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Francia, Canada. È praticamente l'ultima del G7, possiamo dire, insieme alla Cina. Notevole il vantaggio degli Stati Uniti in prima posizione con poco meno di 30 milioni e 400 mila citazioni nel periodo 2004-2008, a confronto con i 3 milioni e 700 mila dell'Italia. Questo è un dato del marzo 2011 e la fonte è The Royal Society. Beh, certo, ma io non interpreterei questo dato in maniera negativa, ma piuttosto molto positiva. Cioè, l'Italia è il settimo paese al mondo per volume di citazioni. Allora, che cos'è una citazione? In qualche modo è un indice di qualità di un articolo scientifico, perché se uno fa un articolo, se uno scrive un articolo importante, questo articolo verrà citato da altri ricercatori perché lo utilizzeranno, eccetera. Quindi più un articolo è citato, più è importante. Quindi più un paese, diciamo, produce articoli scientifici che vengono citati, e più il suo impatto è importante. Allora, il fatto che l'Italia sia settimo è un ottimo risultato. Perché, per esempio, si dice sempre che l'Italia è il favolino di coda al mondo, eccetera, l'Italia sta davanti a tantissimi altri paesi. Questo però è il volume, cioè non è la produzione pro capite, è la produzione della nazione, quindi chiaramente non si può paragonare l'Italia agli Stati Uniti, che ha una popolazione, quant'è? 6 volte tanto, no? Ma questo è anche un dato però che mette in evidenza, diciamo, il lavoro dei protagonisti della ricerca, dei ricercatori, e quello che scrivono i ricercatori, questo, Certo, questo che significa trova che la questa ricerca accoglienza nel mondo. italiana a livello internazionale è del tutto rispettabile e presentabile, insomma. Benissimo. Anzi, se uno vede quel grafico con attenzione, vede anche che negli ultimi 5 anni c'è stato un Lo aumento del rimetto qua. 20% nella produzione dell'Italia, dal 3 al 3,7, insomma, che è notevole, mentre gli altri paesi sono tutti diminuiti, cioè dal 37 al 30, dall'8,6 all'8 la Gran Bretagna, eccetera. La seconda fotografia invece ci mostra il personale ricercatore delle università in alcuni paesi dell'OCSE e del mondo. L'Italia è in ultima posizione, prima solo della Russia e della Cina. Il dato è del 2006, la fonte elaborazione del CERIS CNR su dati OCSE. Ecco, infatti, a differenza dell'altro, che era un dato, diciamo, integrale, cioè era la somma di tutte le pubblicazioni prodotte, questo qui è un dato relativo, cioè quanti ricercatori ci sono, mi sembra per 1.000 abitanti o qualcosa del genere. Quindi, appunto, il problema è tutto quel volume di lavoro scientifico da chi viene prodotto in Italia, da molto pochi rispetto, per esempio, non so, alla in cui ci sta questo rapporto che è 0,5, che è 3 volte tanto, insomma. Quindi questo dato qui ci dice, mentre prima ci diceva che l'Italia sta al settimo posto, questo qui ci dice che l'Italia ha un numero di ricercatori molto basso, addirittura quasi la metà della media dell'Europa 27, quindi la metà della Francia, addirittura della Spagna, eccetera. E questo è un dato molto preoccupante che dice che il sistema deve essere in qualche modo supportato in maniera più ragionevole. Passiamo alla prossima fotografia, parliamo questa volta di imprese innovatrici sul totale delle imprese in alcuni paesi europei. Il dato è del 2006, la fonte è Eurostat e anche lo Science, Technology and Innovation in Europe, una pubblicazione del 2010, però comunque questo in qualche modo attualizza il dato del 2006. Qua appunto vediamo l'Italia ancora una volta in fondo. E certo, questo qui sono i dati che sono molto preoccupanti dal punto di vista delle imprese che fanno alta tecnologia in Italia, che sono sempre di meno, sono sempre di meno, sono sempre più isolate, sono sempre più piccole, e quindi diciamo, il problema è che non c'è richiesta,
di personale altamente specializzato o qualificato con altri titoli di studio. So, io sono stato in Francia per vari anni della mia carriera scientifica e lì c'era proprio tanti miei colleghi fisici facilmente andavano a lavorare per diciamo, il privato, per l'industria, no? Mentre in Italia purtroppo questo sta scomparendo e quindi la carriera accademica molto spesso rimane l'unica possibilità. Passiamo anche da questa fotografia che ci mostra un altro confronto dell'Italia con gli altri paesi mondiali, perlomeno insomma alcuni di loro, quelli che vediamo appunto nella lista che mischiano gli Stati Uniti e via via. Qua puoi spiegarcelo tu questo e dare un senso Sì, ai numeri che questo vediamo. è interessante fare vedere questa classifica perché una diciamo, dei mantra ricorrenti quando si parla di università è che nelle prime 100 posizioni non c'è nessuna università italiana nelle classifiche internazionali. Il che è vero, ma bisogna capire queste classifiche come sono fatte e che cosa. Che cosa comprendono, cioè come uno fa a valutare la posizione di una università, eccetera. Allora, per esempio, una delle caratteristiche del sistema italiano è che è molto eterogeneo. Quindi, per esempio, prendiamo l'Università di Roma. L'Università di Roma ci sta un dipartimento di fisica, che è uno dei primi 20 del mondo, e un dipartimento di un'altra facoltà che magari non sta nei primi 1000. Quindi metterli insieme nello stesso calderone e dire vabbè, ma questa università dove si piazza? E purtroppo non si piazza tanto male, non è tanto bene, ma questo è una maniera, cioè c'è un motivo strategico dietro questa situazione, dovuto al fatto che in Italia non c'è mai stato questo tentativo di accentrare l'eccellenza da una parte, in una istituzione singola, come per esempio avviene in Inghilterra con Oxford e Cambridge, oppure negli Stati Uniti con le grandi università, eccetera. Allora, in questa classifica quello che si vede è che in Italia ci sono tre dipartimenti di matematica tra i primi 100 del mondo, quattro di fisica, due di chimica, due di computer science e zero di economia. E quindi, insomma, significa che ci sono delle discipline in Italia e sicuramente eccelle ancora. E adesso andiamo rapidamente con gli ultimi due grafici a vedere quanto si spende. Allora, il primo, la spesa annuale delle istituzioni educative per ogni studente moltiplicata per la durata media degli studi in dollari americani. Media Sì. OCSE, vedete, la media OCSE qua è superiore ai 50.000 dollari. L'Italia, dalla parte di Francesco, è intorno, sotto, poco sotto ai 40.000 dollari di spesa. Il dato è del 2007, la fonte è l'OCSE. Sì, questi sono i dati OCSE. Beh, questo ci dice appunto che la spesa per istruzione terziaria in Italia è tra le più basse sicuramente dei paesi che noi consideriamo come i nostri competitori, che sono la Francia, la stessa Spagna, l'Inghilterra, eccetera. Noi siamo a livello di paesi che in qualche modo fino a pochi anni fa erano lontani anni luce da noi. Infatti il problema, oltretutto, è che questa spesa non solo è molto bassa, ma da una parte è anche mal gestita e dall'altra ormai serve solamente a mantenere in piedi un sistema, nel senso che gran parte della spesa in istruzione serve per pagare gli stipendi e le università, cioè non c'è più nulla che viene dato, per esempio, per reclutamento di nuovo personale o per la ricerca stessa. E questo è un problema che sta strangolando tutto il sistema, perché senza avere nuove risorse, né in termini, diciamo, di personale, né in termini di finanziamenti per ricerca, chiaramente il sistema si blocca e va in stallo. Quindi questa posizione, diciamo, di eccellenza che l'Italia ha in alcuni campi è sicuramente una cosa che è destinata a perdersi nei prossimi 2 o 3 lustri. E l'ultima fotografia ancora di spesa ci parla, questa volta per i servizi dell'educazione di base, per la ricerca e lo sviluppo e per trasporti, pasti e alloggio fornito dalle istituzioni educative in percentuale al prodotto interno lordo del paese. L'Italia è lontana dalla media OCSE e dietro i maggiori paesi europei. Il dato è del 2008, la fonte è l'OCSE, ma anche l'Argentina non esco. L'Argentina che ha, dalla parte di Francesco, nel dato complessivo, una straordinaria posizione.
Ah sì, certo. E infatti questo qui è un altro problema enorme, perché oltre al fatto che non ci sono soldi, diciamo, disponibili per la ricerca, anche il diritto allo studio viene molto maltrattato in Italia. Per fare un esempio, ci sono tanti casi, addirittura la metà, mi sembra, quest'anno, di aventi diritto in base alle leggi correnti ad avere una borsa di studio che non l'hanno perché il fondo per le borse di studio non è sufficientemente ampio per coprire tutti gli aventi diritto. Quindi ci sono degli studenti che poi arrivano al secondo, al terzo anno magari di studio, che hanno sempre usufruito di una borsa di studio perché non hanno una famiglia alle spalle solida, e a un certo punto questa borsa di studio gli viene tolta e quindi loro sono lasciati direttamente allo sbando, insomma. Quindi poi uno si chiede perché non c'è mobilità studentesca in Italia, ma perché è tutto un sistema completamente ipocrita, perché uno può pretendere che ci sia mobilità studentesca. Francesco, ti... L'università migliori, se chiaramente... sono in grado di dare anche degli alloggi. Ti abbiamo perso, perdona, ti abbiamo perso per un paio di secondi, il collegamento ti sei insomma freddato per un paio di secondi, abbiamo perso l'ultima frase che hai detto, non so se vuoi ridircela amichevolmente. Ma insomma sì, il fatto che ci sono, cioè il problema è che le università non hanno alloggi per studenti ed è uno dei pochi paesi, diciamo, in Europa civilizzata in cui questo succede. Tu credi che gli italiani, la cosiddetta opinione pubblica, sia cosciente dei problemi dell'educazione, della ricerca, della scuola, dell'università? No, perché purtroppo è stata sottoposta a un lavaggio del cervello, diciamo, a una campagna denigratoria nei confronti dell'università, in cui tutti i professori sono baroni, tutti i ricercatori sono i figli dei baroni, gli amanti dei baroni, insomma tutti i soldi vengono sprecati per fare chissà cosa e così via, insomma. Cioè al massimo il professore è il vecchio curioso tipo con i capelli lunghi che sta nella sua torre col suo telescopio a studiare cose improbabili che non servono a niente e che al limite è simpatico va nei talk show a fare qualche intervista così spiritosa. Ecco, tutta questa immagine anche della ricerca è completamente distorta in Italia e io non ho altri esempi di un paese in cui quando succede un terremoto vanno a intervistare un tipo che si costruisce nel garage di casa un rivelatore per vedere se c'è o no un terremoto. Cioè, vengono delle cose in Italia veramente incredibili. Non è che anche tu sei figlio di un barone? Sì, ma mio padre per fortuna era un economista, quindi io faccio l'astrofisico e in un modo o nell'altro ho avuto solamente guai ad essere figlio di mio padre da un punto di vista della carriera, se proprio devo dire. Francesco Silos Labini, astrofisico del Centro Enrico Fermi a Roma. Grazie mille, Francesco. Buon grazie lavoro, te, buona Luciano. Ricerca. E a voi per averci seguito. Arrivederci.